Ladro in azione nelle casette del villaggio di Natale in Piazza del Popolo a Pesaro. Il 2 gennaio i commercianti hanno trovato le porte d'accesso forzate e all'interno mancavano gli articoli in vendita e i soldi dalla cassa. Il furto potrebbe essere avvenuto a notte fonda dopo il consueto giro di controllo dei vigilanti con il ladro che ha rimosso le viti dalle porte sul retro per accedere nelle casette. Io sono entrata in casino, ho aperto normalmente, la casina era come l'ho lasciata. Ho aperto il cassetto e non c'erano i soldi dentro. Fatto sta che sono andata dal mio vicino e gli ho detto: guarda, mi sembra che mi hanno rubato i soldi nel cassetto. E in effetti dopo abbiamo saputo che avevano rapinato aperte altre casine. Come sono entrati secondo lei? Non lo so, secondo me dalla porta hanno svitato e abitato semplicemente. E praticamente hanno tolto le viti dietro alla porta che avevamo come nel lucchetto e sono entrati tranquillamente. Penso con un trapano, molto tranquillamente in tutte le casette. Cosa vi hanno sottratto? E a me personalmente una borsa, agli altri anche dei soldi di fondo cassa che avevano in monete. L'autore del furto, scassinando ben 8 casette, ha sottratto una borsa e una somma di denaro pari a 500 euro. Rabbia per gli esercenti che hanno denunciato l'accaduto. La polizia ha individuato l'autore dei furti e sequestrato la borsa rubata, gli strumenti usati per l'effrazione e un monopattino, quest'ultimo utilizzato dal ladro per muoversi da una casetta all'altra.